E buonasera ragazzi, bentornati in questo video, benvenuti in questo nuovo episodio di Horizon Zero Dawn. Allora, ci siamo lasciati l'altra volta nel scorso episodio che dovevamo andare a trovare Olin allo scavo. Ed è proprio quello che faremo in questo episodio. Ma prima vedo se riesco un attimo a crearmi qualche pozione, perché abbiamo pochissima vita. E una pozione non la possiamo fare perché ci manca la carne grassa. Ok, allora quindi dobbiamo andare a cacciare un pochino. Vediamo un po', il nostro animale ormai se n'è pure bello che è andato. Quindi a questo punto ci tocca andarcene da soli. Dobbiamo andare a cacciare, ci vediamo direttamente quando siamo arrivati a nelle terre selvagge. Allora, finalmente siamo arrivati qui, sono morto un casino di volte, spero di non morire un'altra volta. Infatti scappo subito perché già c'ho paura. Lì cosa sta succedendo? Cioè, ci sta gente imbecille che vuole uccidermi. Quindi ammazziamogli No vabbè, litigatevi tra di voi, intanto scappiamo. Allora, dicevo, finalmente sono arrivato qui. Non capite quante volte sono morto. Sono morto 800.000 volte. Ci ho messo un casino di tempo per arrivare qui. Madonna, devo fare anche il giro, guarda, ma ci sono delle bestie in questa valle che non me le immaginate. Cioè, ci sta questo qua che spara i laser. Ci stanno i coccodrilli che sono devastanti. Ci sta il mondo, ci sta. Prendiamoci un attimo ste piante e poi entriamo. Allora, veramente sono morto un sacco di volte, sono morto. Come ci arrivo io là in cima? Mi servirà. Ok, da qua posso salire, ok. Saliamo. E dobbiamo andare, dove di preciso non l'ho capito, dobbiamo andare qua sotto. Ok. Ok, siamo finalmente arrivati dove volevo. Pace. Ci ho messo 3 ore, ci ho messo. Chi è sta gente, mo? Quella è Olin, mi pare. Questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Chi è sto stronzo? Sì. Alzati! Oddio, no, un'altra corruttrice, non ci credo, no, basta corruttrici. 2! Sì, vabbè. Oh, povero Olly, lascialo stare. No, vabbè, sì, no, se mai visto temere, se mai visto temere. Io ti volevo prenderlo da solo. Sì, mi hai visto. Queste cose ci distruggeranno. Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso. Ah! Ah! Il focus non funziona più. Setacciate l'area. Potremmo avere ospiti. Questo c'è il proiettile sotto la pelle. Aloy, non mi lasci altra scelta. Chi parla? Una parte in causa. I loro focus sono disattivati, ma non so per quanto. Il resto sta a te. Chi è che parla? Ok, quindi i loro focus sono disattivati, i nostri no. Dobbiamo cercare di ammazzarli tutti senza uccidere. Non so se possiamo passare molto stealth. Ok, stiamo giù. Vediamo se riusciamo a passare in modo stealth, eh? No, giù, nessuno ha visto niente. Ok, io mo come passo? Vediamo se riesco a fare un attacco sorpresa a questo. No, mi hanno visto. No, mi hanno visto. Quanto ti odio, quanto ti odio. Vabbè, dai, come cazzo faccio? Ma è impossibile, dai. Cioè, 80.000 persone. Dove devo arrivare io? Non lo so nemmeno io dove devo arrivare. Allora, stiamo devastante. Tra l'altro questi non esplodono nemmeno. Non ho capito per quale motivo. Tu, vedere le palle, vedi, rompe tanto, eh. Allora, infiliamoci tipo in un punto in su. Vabbè, anche io sono scemo, io vado sotto. Possiamo nasconderci in qualche modo?
No, non riesco ad arrivare più in cima, allora. Ok, zitti un secondo, si sono calmati. Dove dobbiamo andare noi? Dove minchia non dobbiamo andare? Dobbiamo andare qua. Ah, dobbiamo ucciderli? Ottimo. Facile, insomma, mi dicevano. Cioè, come cavolo si fa, dai? Sono 800.000. Oh, questo è morto. Bisogna cercare di ammazzarli uno alla volta senza che ci vedano. Cosa abbastanza impossibile, dato che questi ci hanno già visto. Vabbè, dai, cioè, raga, è impossibile. Cioè, veramente impossibile. Via. Ci metto le ore per arrivare qua in cima. Arrivo qua, ci stanno ste merde. Dai, ma come si fa? Come faccio? Come cavolo faccio? Cioè, non posso fare niente, non posso fare praticamente. È veramente difficilissimo. Ma come non l'ho presa là? Dai. Sto per morire, tra l'altro. Cioè, avevo una pozione, non so che fine abbia fatto. Vabbè, raga, cioè, veramente. Era infatti questa qua la registrazione che avevo perso. E infatti si è fermata qua perché dovevo uscire. E l'ho ricominciata più tardi. Quindi battendo i due corruttori e tutti quanti. E diciamo salvando tra virgolette Olin, anche se non era proprio chissà quanto una vittima. E non sono riuscito a recuperarvi la parte in cui batto i corruttori. Ma sono riuscito a recuperarvi la parte dell'animazione che ho preso da un altro video di YouTube. Quindi quella parte dell'animazione ce l'ho. Poi dopo più avanti ricomincio poco più avanti, insomma. Quindi intanto vi lascio l'animazione. Lo giuro, ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. O un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole, adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome? Ade, lo chiamano così. È Ade. Ade, e tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce. Uno stridore freddo e terribile, che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo 4 parole. Ma con la voce del demonio. Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì, quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Alice. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Purtroppo l'abbiamo visto. Come ha fatto l'Eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo imposti dimenticati ed ero bravo.
Immagino sapessero che gli sarei stato utile. Stavo scavando vicino a fine del creatore. Sono riemerso ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Alice. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Abad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso o Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Mi risparmi la vita? Dopo quello che ho fatto? Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Ok ragazzi, scusate, stavo un attimo giocando per conto mio, cercando di farmare un po' di roba. Quando mi è partita questa animazione, insomma, praticamente è ricomparsa la voce, quella che c'era comparsa all'inizio. Cioè all'inizio, quando eravamo, stavamo spiando i corruttori nella cava, se vi ricordate ci è apparsa una voce. Mi è appena ricomparsa quella voce che mi diceva il nome della donna, ovvero Elizabeth Sobek, mi pare che abbia detto. E appunto, quindi questa donna si chiama Elizabeth Sobek. Io nel frattempo ho fatto un po' di roba, ho fatto l'overdrive su questo collo lungo qua, quindi ho sbloccato tutta questa zona della mappa, l'ho pulita tra virgolette. Quindi ora andiamo direttamente lì dove dovevamo andare. Ah, aspettate qua, c'è un coso, c'è stata una pianta medicinale. Sono morto tipo 80.000 volte per vari motivi, perché ho cercato di fare cose ma non è che ci sia riuscito poi tanto. Quindi andiamo lì a fine del creatore, dove Olin ci aveva detto che ci sarebbe stata la... dove aveva, ci ha detto che aveva trovato le tracce del... cioè il messaggio di questa Elizabeth Sobek, che potrebbe essere nostra madre. Sinceramente, a pensarci, cioè un mio parere è che ormai tutti hanno detto che è sua madre, quindi non può essere sua madre, sarebbe impossibile. Cioè secondo me, se fosse sua madre sarebbe una cosa abbastanza sbagliata. Quindi quindi adesso arriviamo là e ci vediamo direttamente là. Allora, scusate se ho fatto un po' di casino con le registrazioni in questi giorni, ma questa settimana l'ho veramente giocato tantissimo il gioco, e giocandolo tante volte di fila non sono riuscito a salvare bene le registrazioni. Comunque io direi che per questo episodio può anche essere tutto. In realtà l'avrei anche continuato, però non lo so che casino ho fatto riguardando le registrazioni. Bene, praticamente che ho registrato 2 ore di fila e non lo so, è successo un casino. Quindi direi che per questo video può anche essere tutto. Cercherò di mettere tutto quanto a posto per i prossimi video. Quindi se il video è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete tutti quelli che non c'è, che non conoscete, lasciate tantissimo. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo con la descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!